Ancora una volta un grande successo. La 12ª edizione di BioSalus ha portato nella città ducale decine di migliaia di persone nella 2 giorni dedicata al biologico e al benessere olistico. Sabato 6 e domenica 7 ottobre la formula confermata anche quest'anno si è rivelata di nuovo vincente. Affollati i convegni e le conferenze sulla salute e il benessere, così come le aree Expo dedicate all'alimentazione bio, all'editoria specializzata e ai prodotti per il benessere della persona e della casa. Sempre attive anche le sale dimostrazioni e trattamenti che hanno lavorato a pieno ritmo. La medicina tendenzialmente lavora sulla diagnosi e terapia, ma terapia è spesso a livello sintomatico, mentre l'aspetto della prevenzione, degli stili di vita, dell'educazione alla salute viene lasciato un po' in disparte. E quindi il nostro compito, perlomeno la nostra mission, è proprio quella di cercare di portare una presa di coscienza che vada in questa direzione. Ottimo il flusso di visitatori anche nella Casa della Poesia, al Convegno Nazionale di Epigenetica e in Via Valerio con le attività e gli allestimenti dedicati al Rinascimento. Per l'edizione 2018 è stato infatti scelto questo periodo storico come identità culturale del Festival e per l'occasione si è tenuta una tavola rotonda al Teatro Sanzio per riflettere sull'urgenza di un cambiamento rispetto al modello di sviluppo che ha caratterizzato la società occidentale negli ultimi decenni. A tenere il dibattito con l'interazione del pubblico sono stati il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il poeta Davide Rondoni, il tecnologo Giampiero Lotito e Marco Columbro, da anni testimonial della manifestazione. Non possiamo dire che sia Rinascimento ospite di BioSalus, che sceglie come tema di quest'anno il Rinascimento, che è una bella parola, proprio a Urbino, perché essendo che Urbino è il Rinascimento, è BioSalus che è ospite del Rinascimento, no? Quindi era giusto rimettere in ordine le cose, perché per quanto BioSalus possa essere una realtà interessante legata a Urbino, non puoi immaginare che si inventa lei il Rinascimento, c'era già, semmai. Quindi ho colto anche in questo caso le riserve della dottoressa Crespini, che aveva giustamente detto che c'era una. Quindi erano un po' di paradossi che sono di fuori questa sera. Ad esprimere soddisfazione ancora una volta è stato l'Istituto di Medicina Naturale, che ha organizzato l'evento con il patrocinio della città di Urbino, della provincia, dell'Unione Montana, Alta Valle del Metauro e dell'amministrazione del Legato Albani. Urbino sicuramente vuole essere la capitale del Rinascimento, di questa nuova cultura del benessere, del star bene, del vivere bene, del abitare bene, del mangiare bene e soprattutto la cosa più importante, del salvaguardare il territorio, perché questo, mangiando biologico, mangiando prodotti locali, si salvaguarda proprio il suolo, il territorio, questo grande patrimonio che è il vero, la terra è il vero capitale dell'essere umano, degli esseri viventi nel mondo. Possiamo dare appuntamento anche alla 13ª edizione, sempre qua a Urbino? Di sicuro, confermata, anzi addirittura il patron Antimo Zazzaroni in teatro, dove ha appena rilanciato, quindi facendo cenno a questa 13ª edizione che sarà ancora più importante e ancora più ricca di contenuti.